stasera presenzierà là nel salotto da presidente. Eccolo qua, un uomo che però nella Serie A è secondo in classifica. Buonasera al signor Manfredi. Con una meno 52. Meno 52 ore. Le hai contate il fatto che se vai indietro di una? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Manfred. Ma... Hai ragione. Sì, vai indietro di un'ora. Meno 51. Sai cosa accade in questa nazione fra 51 cosa ore? Cosa succede? Fra questa nazione tra 51 ore, anzi... Ma non è 53, precisi, infatti. Tra essere precisi, tra... Dicono 53 in chat, ma... Ah, perché si aggiunge, scusami. Eh no, si toglie, andiamo indietro alle 2, alle 3 andiamo e ritorniamo alle 2. Una in più. Ah, una in più. Quindi, fra circa 53 ore e mezza, in questa nazione avverrà lo scandalo degli scandali. Cioè? Una squadra che ieri schiera... i titolari no, in Europa League vabbè. E domenica devo intervenire tranquillamente subito. Riposerà devo intervenire subito regalando una devo intervenire subito a una squadra meno 53 ore allo scandalo. Viva l'Inter! Buonasera Dibi, buonasera Mattarella, buonasera Foggetti, buonasera Alex, buonasera Lupo Alberto, buonasera Fiorentino, buonasera Curva Atletica, buonasera Viva il Faina, buonasera Andrea, buonasera Gobbo fino al midollo, buonasera Penfall, Mastilani, Lillo, Jenny Ciabat, Salotto la Cot, oh, Matteo De Caro. Che polemica! Oh, ma alla fine è giusto, eh! Oh, siamo una democrazia. Suo CV è una democrazia, quindi ha espresso la sua opinione. Effettivamente l'Inter riposerà meno. Giusto così. Una buonasera. Vergogna. Lukaku 90 minuti ha giocato ieri. Vergogna. A partita, risultato già acquisito. Povero vergogna. Lukaku. Buonasera Roma Club. Buonasera Papux. Buonasera Villa. Buonasera Got Insider. Se quel cesso di Lukaku. Domenica non parte titolare. Io domenica sera qui non vengo. Ve lo dico già. No, ma dai, viene per forza. Viene per forza. No, se non è titolare. Perché no. Questo è uno scandalo sotto gli occhi di tutti. No. Assolutamente. Una vergogna. Perché sai quando l'Inter becca le big? Romelu. Dopo che hanno giocato in Champions, in Europa League, il giorno dopo di loro. Questo è il calendario della Serie A. Viva Marotta. Studiato. Lo possiamo dire che oggi Marotta è il miglior dirigente proprio per questo, non perché fa colpo, ma perché si sceglie il calendario. Viva Marotta. Infatti è quello che paghiamo parti, tutte queste cose qua venivano chiamate calciopoli. La Madonna. Vabbè, ma oggi Manfred si è svegliato col piede sbagliato. Forse perché stasera incontra, c'è anche... Chi è che c'è al salotto? Ma io so poco, apprendo, non so se c'hai sotto mano il post di Instagram. Allora, io ho visto soltanto che c'è ZV Jackson per ora. C'è ZV, spero non il mister, che sai che non corre buon sangue. No. No, ieri non sono andato manco agli allenamenti, perché non voglio neanche più parlare. Si rompe la play to give! No, beh... Sì. Vabbè, c'è ZV però comunque. No, Play to Give, i giocatori sono uniti. Ah, è l'allenatore che è a sé. C'è questo che... Allora, vediamo che c'è la storia della GOAT. Vediamo la GOAT e poi vedo due persone. Allora, uno è un gatto e uno ha una bacchetta in mano, una bacchetta magica a mo' di 1800 e un prof, però vediamo. Ah, beh, già detto tutto. Vabbè, almeno la gente entra, Aggiornamenti sulla Lega. Vediamo. Vabbè, stasera mettetevi comodi, c'è il salottino, novità e tanti ospiti, Dalila, ZV, Manfredi, Sturniolo, King Ash e molti altri. E molti altri, quindi ancora non si sa. Ci sono 7 ore ancora. Benissimo. Allora, oggi volevamo dare spazio, giusto Manfred, a un progetto, come direbbe Antonio Conte, a un progetto che si chiama Seven Sins, no?
Sì, questa nuova realtà che è nata, noi sai che noi parliamo sempre delle nuove realtà, certo, soprattutto quelle che nascono sui social. Io di questa, confesso, ne so poco, mi sono usciti solo alcuni TikTok, quindi ho deciso bene di invitare i diretti protagonisti. Bravo. E parlarne tutti insieme. Ciao a tutti. Non è che non possiamo farle entrare. Bellissimo. Vado a recuperare la finale. Perché sì, io... no, perché avevo un dubbio su Porrini. Oh, che ci siamo. Oh, stai zitto, stai. Gioca all'Atletico al bar, il vero Diezza in città. Cioè, che ragazzi, se senti qua, senti qua. Urla, profumino. Signori miei. Tutto storto. Cioè, se al contrario storto. No, no, si vede bene, si vede bene. No, è giusto, giusto, tutto giusto. No, no, si vede. Scusi, fratino, ma lei dove vive? Un po' in casa di tutti, non ho capito. In realtà è Fene che è a casa mia. Ah, ok, ah, ok. Lei Fene, come mai è a casa di fratino? Per lavoro, per lavoro. Vabbè, dai. Vabbè, andiamo. Ma questa è... Per favore. Ragazzi, io vi lascio, volevo solo dire... Seguite sì, tutti ma... Sense, volevo fare uno spam sulle nostre piattaforme. Vai, bravo. Grazie. Prego. Beh, giusto. Quindi no, adesso facciamo vedere tutte le piattaforme di Seven Sins. Allora io metto quella intera, però. Però non ho pagato il premium di YouTube. Gli shootout finali. Ah, gli shootout finali, vabbè. Adesso, vabbè. Io volevo chiedere al prof, che poi ce lo siamo chiesti tutti quando eravamo fuori, come ha deciso di prendere un torneo perfetto che aveva fatto e rovinarlo con un cucchiaio allo shootout. È questo che volevo... Che avevamo... Una domanda pertinente. Però non ho capito... Abbiamo fatto un torneo perfetto. Tu e la tua squadra avete fatto tutto tranne con torneo perfetto. Quindi fermi tutti, attenzione. Inizia subito così. Sono molto fiero della mia squadra, ma forse ho sbagliato. Anche dei gesti di quelli della tua squadra? Assolutamente. Confermi di essere fiero di quello che hanno fatto? Non ha fatto niente di male. No, ma... chiesto, cioè, confermi di essere fiero? Non si è fatto qualcosa di male. Sono fiero della mia squadra. Okay. Lo confermo. Però non ho detto abbiamo, forse ho sbagliato a dire, volevo dire che hai fatto un torneo perfetto. Mi riferivo a te, hai fatto un torneo perfetto e poi quel pallonetto in shootout, non lo so, non l'abbiamo capito. Cioè forse senza quel pallonetto magari avresti vinto il miglior giocatore del torneo. Questo qua, so. Parlate di questo, giusto? Sì. Vediamolo. Ok. Beh, comunque la mano l'ha messa Instakeeper, Però vedi che con sufficienza, non lo so. Vabbè, allora io intanto ti ringrazio per le belle parole che hai detto, quindi partiamo da questo presupposto. Secondo, io mi sono ritrovato a giocare la finale con una caviglia grossa così per uno dei tuoi giocatori. Ah. E con i crampi. Non ho non so come si chiama. Difensore Mario il 3, il capitano? No, lui non l'ha contato come giocatore. Quello il difensore Rizzini può essere. No, perché non conta Falco come giocatore? Scusi, ma guarda, io non lo conosco fuori dal campo. Ha giocato in Conference League. Rizzini, pensa come va il calcio adesso, No, vabbè, ma oggi comunque, no, io a parte gli scherzi, io non lo conoscevo fuori dal campo. Non so, non lo conosco. Lo giudico solo in base a quello che ho fatto in campo. E a giudicare quello che ho fatto in campo lo conosco meno di prima, quindi non è che mi cambia la vita. Detto questo, mi se sono vuole Falco può entrare a difendersi, prego. Dopo. mi sono ritrovato a giocare la finale con i crampi, cosa che non ho detto a nessuno perché non volevo mettere le mani avanti, che dopo sai la gente com'è fatta. E alla fine, allo shootout finale, ho detto saltarlo non posso perché non ho abbastanza forze per farlo, quindi o tiro come prima, e siccome avevo sbagliato anche quello prima, ho detto lasciamo stare, tento il cucchiaio, o la va o la spacca. Scusi, ma cucchiaio alla non schiena. Era andato via. Non aveva ma sarà il lobby prepartita su NBA o FIFA, non è che... Questo è il lavoro che fa. Vedi, su NBA. Voglio dire una cosa. Si è appena svegliato, fratino. Però secondo me... miglior giocatore della competizione, ma cucchiai così brutti non ne ho mai visto. No, comunque aspetta, il pallonetto lo fa chi ha il coraggio di farlo e le qualità per farlo, tipo Schena.
Allora, però veniamo a noi e spiegateci come nasce questo progetto Seven Sins. Io ho recuperato questa pagina TikTok, è la vostra, giusto? Sì. Ok, sì, allora andatela a seguire, ecco qua. Seven Sins. Cioè, ma praticamente è un... l'All-Star Game della Got League. Che mi chiedevo anch'io durante il torneo, ma Porrini è così naturale, voi che lo conoscete? Purtroppo sì. Dipende. No. C'è anche YouTube, ovviamente. C'è anche YouTube, se eccolo lo trovi qua. Tu, Ema. Eccolo qua. Allora, chi ci spiega? Nidal, vuoi partire tu che sei il capitano a spiegarci come nasce questo progetto? Ci penso io. Allora, il progetto nasce molto spontaneamente. Giocavamo io, Fratino e Fene, okay, tre di noi. Io ad una partita ho deciso di portare Abe e Porro, perché sono due dei giocatori più bravi che io conosca. E niente, ci siamo trovati bene da subito. Abe lo conosco da quando siamo piccoli, siamo cresciuti insieme. Mentre poi lo conosco da meno tempo, però anche quello mi sono sempre trovato bene, quindi nel gruppo si è inserito subito, diciamo. Allora, aspetta, vediamo la squadra. Allora, Fere in porta. Cioè, è un Nidal... All-Star Game della Got League, no? C'è Abe, c'è Lopez. A parte Nidal, c'è Nidal... è All-Star Game. No, il capitano così, ma dai. Fermi tutti perché... Bisogna accettare le critiche. Credo. Ah no, non è pronto, però vedevo, mi sono illuminati gli occhi. Torna sopra, fammeli vedere, allora. Ah, questa dici tu, la copertina. Sì, quindi Fene, Nidal, Porrini, Abe, chi difende qua? Scusa, lui. Giusto per... Qual è Abe? Abe fa il difensore? Abe come Kanté, tutto fare. Lui non è mica difensore. È un attimo sbilanciata questa squadra, eh? O no? Sì. Mi sembra un attimo sbilanciato. Ma altro ci gioca l'attacco. Seven Sins contro la fucina? Così capisci un po'. Perdono male. Se avessi gli uomini qua a Milano a cazzeggiare come fate voi tutto il giorno, lo farei volentieri. No, dai, ma. Beh, comunque, scusa. Ieri ho visto anche una storia con El Fichera. Intanto ci affrontiamo in Ingot. Dimmi. No, ho visto una storia anche con El Fichera, magari entra dentro, no, c'entra niente. No, noi siamo i sette, siamo noi sette. Poi qualche aggiunta. No, tra l'altro credo che Fichera giochi in un'altra squadra di calcio a sette, abbastanza conosciuta nei tornei di calcio a sette, che è la Bovisasca, se non erro. Ah, ok. Non... Ma il vostro scopo quale sarebbe di formare con questa squadra? Vincere tornei con montepremi e intrattenimento, dai, ci proviamo. Cioè, quindi voi partecipate a tutti ai tornei a sette che magari ci sono su Milano e provincia e... Sì. Ah, ok. E qua se vogliono comprare Porro è già stata aperta una... Basta. Guarda, io nonostante lo stimi solo calcisticamente, sì, investirei dei soldi per comprarlo, se fossi in vendita. Fermi tutti perché, scusa Porro, scusa Fratino, scusa Fene, scusa Nidale, scusa Manfre... Ma oggi siamo fortunati ad avere qui con noi Gesù Cristo. Buonasera. Buonasera. La crème della crème. Un saluto al miglior portiere della Got. Grazie. Ha vinto il premio, sono fattuale, ha vinto il premio. Ma stai guidando, scusa? Sto guidando, ma sono praticamente in un parcheggio, non vi guardo. Ah, comunque. Stai facendo la patente. No, sto parcheggiando qua dal punto blu che sto aspettando Enzuccio. Ah. Direzione quindi Milano. L'altro ospite di stasera, Enzuccio, spoilerato. Ma io... Vuoi fare uno spoiler? Vada. Enzuccio ha acquistato Moser. E questo è un colpo importante. Sì, sì, mi ha chiamato prima e mi ha detto: siccome ho capito che con l'Atletico non c'è spazio, dovrò andare con Enzucci. E mi ha detto: va bene, bro.
Beh, a Enzo serve uno così, allora. Mosa è molto forte. Beh, poi a 7. È un centrale, giusto? Sì. Centralone. È tipo... Sì. Tipo coso. Balasci, quello che hanno loro. Il fiordo. Il fiordo svedese Balasci. Balasci, gran giocatore, ragazzi, Balasci. Salve prof, anche salve Frattino e salve Nicola. Però scusate se vi interrompo perché è necessario... Far entrare. È stato chiamato in causa. Ed entra immediatamente il massimo donatore del canale. Buonasera al capitano della fucina, Mario Falco. È una sfida anche di drip qua, attenzione. Capitano, bentornato. Bentornato. Porrini stava parlando di lei, non so Porrini se vuole, perché aveva detto che non le è piaciuto il... Prego. Tu hai tentato di introdurlo, ma io non l'ho neanche nominato. Sì, a me è sembrato che l'abbia citato, poi non lo so. Sei sicuro? A voi che eravate in live... Dai, porro, ti ha insegnato una lezione di vita, lo conosci. No, ma non vorrei riceverne altre, per questo non dico niente. Azzarola. Poi sono stato pure troppo bravo per quello che hai detto. Prego, cosa? Prego Falco. Diciamo, sono stato pure troppo bravo. La sua fortuna è stata che c'erano le telecamere. Azze, no. Dire che no. Adesso ti riconosco meglio, perché senza fascetta non capivo bene chi fossi all'inizio. Quindi adesso ti vedo meglio. Ricordati che quello che io ho donato su questo canale, dove tu adesso stai cercando visibilità, io, quello che tu guadagni in 2-3 anni. No, ma dai. D'altronde, una persona si capisce da queste frasi. C'è chi parla di calcio su questo canale e chi cerca di fare il fenomeno. Tu mi dici dove stavi sabato? Scusa? Mi dici dove eri sabato? Bella domanda. Eri in discoteca? Sì. Quindi? Io ero in Palestina. E quindi? Vabbè, siamo puoi solo imparare da me. Ma tu sei moralista? Pancio Manfra, aiutatevi. Mai, moralista. Un berretto che ti cadono sti capelli con sto vento, eh. Io ho il diavolo, dentro, non posso essere il moralista. Madonna, pure il diavolo c'è. Vabbè, dai, ne abbiamo dei giocatori come Teo. Che troia. Giocatori stanno in Serie A, amico mio. Dico una cosa, non sei né tu né io, giocatori stanno in Serie A, Serie B. Beh, tra me e te sicuramente sono io, sono più io che te. Questo poco ma sicuro. Te lo dici tu? Madonna, non è fatto una giusta. Guarda, porro è mi sembra una malattia. No, dai. Sei caduto più bello, amico. E poi da uno che si chiama Falco in direzione. Credimi, se mi impegno ti stendo. Però sei simpatico, io sto scherzando, dai. Tu no. Comunque ragazzi, stavo dicendo che la cosa bella della GOT è che io, Ema, anche i presidenti, gli allenatori facciamo intrattenimento, ma dentro è gioco vero. La roba che c'è stato tra Porro e Falco non deve essere vista come un sono due, ma è il calcio, raga. È che noi tante volte succede che nel calcio siamo abituati, si mettono la mano qua davanti, non capisci cosa. Ma io gli ho dato anche la mano dopo, alla fine. Gli ho dato anche la mano, poi si fa pure un po' di scopo. Però è calcio vero, cioè chiunque ha giocato a calcio, ragazzi, io mi ricordo che c'era uno, io giocavo alla Falk e c'era una squadretta che si chiamava Rosta Nuova, che è il mio quartiere, che era un po' il derby, e io c'era uno che si chiamava Cristian Raga, che gli avevo fatto saltare un dente in una partita involontariamente, da lì era nata una rivalità. E minchia, calcisticamente lo odiavo proprio. Poi mi stava anche simpatico, lo beccavo. Invitiamolo in live. Bello. Chissà che fine ha fatto. Però mi sembra ha quel sapore lì, secondo me. Ma io ho visto anche Maui con Ragnar e Rosso. Sì. Cazzate. C'è veramente della rivalità. La differenza è una, che la rivalità in campo nessuno ci mette becco, ed è la cosa, forse una delle cose più belle che ci sia in campo. Ma le cose restano in campo. Chi fa il fenomeno e fa le stories fuori non è un giocatore, è un buffone. Fine della storia. No. Ma scusami, ma non sono. Scusa, io forse mi sbaglio, ma non sono partite da voi quelle cose. Esatto. Ma dai, le storie parlate. Ma chi è? Però erano partite da voi le accuse, se non erro, del risalente a quel fallo.
No, non è nessuno vero. Ha menzionato Fucina. Va bene, okay, se non lo dici, però si capiva. Cioè, sono fuori di risposta quelle. Solo queste. No, se poi ci sarà qualcuno che le andrà a prendere, comunque è lui che ha iniziato. Noi non c'entriamo niente. Ma va. Ma come considerato sinceramente una volta finita la partita abbiamo vinto, conclusa dobbiamo la introdurre il terzo tempo sulla Got League. È andato così c'era una spia su Discord che ha sentito parlare Fratino in un Discord con Fubbe. E perché dove... Francesco Torre? No, sto scherzando. E perché proprio lui? E perché? Ma sai che anche secondo me ma è per forza lui, cioè. Comunque una cosa solo, Fubbe mi ha raccontato che Falco gioca soltanto perché vi dona un botto di soldi. E beh, Fratino, mo ti spiego una cosa. Mentre tu, mo te lo dico pure dal vivo, mentre tu fai tornei di calciotto, io l'anno scorso sentivo la musichetta della Conference League qua nelle orecchie. Magari male. Su Google. Magari male, mamma mia. Nascere te. Mai. È giusto che sia. Raga, ma una domanda che vi volevo fare io per non stemperare gli animi. Ma qual è la squadra o il team che più odiate / temete calcisticamente? Gnupi. Nessuno e non temo nessuno dei team. Neanche il Redlock. Ma non sono da temere. C'è una bella partita, una bella sfida. Secondo me è inutile temerla. Un'occasione per far bene, io la vedo così. Porro, una cosa, Porro, la finale, se la rigiocassi, avresti un atteggiamento diverso? No, però la giocherei al 100%, probabilmente se la rifacessimo e la giocassimo in un altro giorno, magari il giorno dopo, giocherei al 100% e secondo me potrebbe finire in maniera diversa, ti dico la verità. Vai, ci sarà occasione. Nonostante loro sono uno squadrone, questo non lo metto in dubbio. Sì, ma dalle regole che saranno svelate stasera, credo che per forza di cose saranno più deboli. Anche noi allora. Ma... appunto. Ma per forza di cose saranno più deboli. Ma se si facesse Redlock contro Seven Sins, considerando Abe sia da una parte che dall'altra, come diciamo. Finirebbe? Diciamo tipo FIFA. Noi. Voi? Diciamo. Sì, abbiamo Nidalo. No, diciamo. Senti Porrini, c'ho già un dubbio, ma te la faccio lo stesso la domanda. Che squadra tifi? Io simpatizzo per la Juve. Ah no, mi ero fatto un'idea diversa. Va bene, va bene. Milan, Manfred, speravi, eh? No, pensavo. No, niente, lui però. Pensava all'Inter. Cosa pensavi? No, pensavo fossi interista. Allora. Però tornando parcheggio a noi... più grande d'Italia, tra l'altro il Pancio, ricordiamo. Melida. Ah no, è scesa finalmente. Volevo fare una domanda a Fene, visto che so che hai giocato sia a 11. Chiere, secondo te quali sono le differenze per giocare a 11 o a 7? Vabbè, giocare coi piedi cambia tutto, sicuramente quello, e poi è diverso, deve essere più reattiva a 7 sicuramente. No, perché io allora non la prendere come è solo un parere personale. Ti ho visto a 11, che abbiamo fatto anche qualche allenamento insieme. Mm-hmm. È comunque un portiere che ci sta, però a 7 sembri proprio uno che mura la porta, cioè che è impossibile segnare. Però Manfred, un anno fa quando ci eravamo allenati con la Play to Give, entrambi avevamo ripreso a giocare letteralmente da poco, perché pure Fene, molti non lo sanno, ma quando io ho fatto l'incidente in macchina c'era anche Mattia, sì, lui c'ha delle protesi sulla gamba. Ho delle viti, vabbè, quel che c'ha. Ho rotto la gamba. Quindi mi ricordo che quando avevamo fatto gli allenamenti in Play to Give avevamo ripreso da poco. Penso che ad oggi in una porta 11 saprebbe fare decisamente bene. Non male, però a 7 proprio sembra imbattibile a volte. Prego. No, manca 11, adesso mi sento imbattibile anche lì. Bene. Senti, un trucchetto su... Cioè, qual è il trucco, chiaramente non che devi smascherarti, ma qual è un consiglio per parare il shootout? Questa domanda. Lo do questo trucco, lo do perché... Vai, no, camera grande che lo dobbiamo vedere tutti. Però poi lo vedo... ma qua poi clippano i portieri. No, ti lascio da solo. Vabbè, lo dico. Un rigore che ho parato ad Abbia alla finale, gli ho lasciato... un po' di spazietto apposta alla sinistra
esco un po' storto, che gli lascio più spazio, così obbligato a tirare. Ah, e poi sei andato lì. Bene. Ho tirato senza l'anticipo. Ah, bravo, bravo. Bene, bene, io c'ho una domanda, ma secondo te su il su Picci era rigore? Cioè era rigore, era fallo l'ultimo? Ce l'abbiamo, Ema, che lo rivediamo. Sono rimasto fermo, mi è caduto sopra. Che... No, no, per me no, secondo te, se diciamo no. No? L'ha simulato tantissimo, Nidal? Mai rigore. Possiamo chiederlo? Sì, adesso credo. Mi di... Dov'è che era più o meno? Perché sennò. Sarà uno di questi. È l'ultimo. Dai. È l'ultimo. Andiamo a vedere. Sì. Il prof. Intanto il prof qua mette a sedere Nardone. Andrea, il bello. Prof Porrini va a dare la carica a Fene, che ne ha bisogno. È il prof. Sì, tanto sarà quello dopo. Bravo, Fene, no? Dice. Mia Fene. È l'ultimo. Vabbè, vediamo anche quello di Fratino, ce lo gustiamo, dopo dai. Questo, dai. Fratino. Bello questo, dai. David, Giulio Picci questo. Contro Fene. Il loco Picci. 4-3-3 di gol bar. È l'ultimo rigore per la Fucina. Picci. No, dai, quello tirato indietro le gambe. Ce l'avevo tirato indietro. Guarda un attimo indietro. 4-3-3 di gol bar. È l'ultimo rigore. Ma non è il rigore perché la palla è talmente lontana. Vediamo dove va la palla quando prova il dribbling. Ma no, la prende prima col piede, poi. Ma perché non va, amiche? Punto. Che devi pagare internet. Cioè 10 giga di fibra, team di merda. No, dai. Ma non è rigore, l'ha cercato. Non è rigore, però ti dico, in campionati di leghe minore a volte lo danno, così. Questo no. Però non è rigore, se lo vedi col VAR non è assolutamente rigore, però li danno così i rigori in seconda. Intanto, prima, scusa Manfre, nemmeno Lanza dà le notizie con questa velocità, perché sul salotto c'è già Porrini contro Manfredi e live su CV Sport, cioè una roba idolo. Ma che è? Pascale. Lanza della Got League. Guarda, ragazzi, dai. Rimettiamo, non ci andrei mai d'accordo, ma siccome è troppo forte nel calcio a 7, sono disposto ad andare contro questa cosa qua e a pagare a Sespo una clausola per rescindere. Sono disposto, lo dico pubblicamente. Posso chiedere una cosa? Secondo voi il prof Porrini in una Got League, il cartellino, ah, vale 15.000 euro? Sì, dai, minimo. Se fossi ricco, sì. No, per iniziare un attimo a mettere sì, un po' di pepe. I prezzi dei cartellini degli altri quali sono? No, non è mai stato fatto, è per quello lì che lo chiedevo. A 15.000 euro è alto, prof. Che dipende quanto valgono gli altri. Ah, beh, sì, stai in focus sul tuo. Oggi 15.000 non è niente, eh. Sì, vabbè, però calcolo che oggi noi presidenti siamo a meno, non a zero, a meno. Nidal, ma l'ultima cosa, ma visto Manfredi, che questa... pensa all'Inter, tu devi fare no, già lo sta pensando, devi fare i debiti, pensi, come si chiama, Soltani, ma lei ha idea di cambiare squadra visto che c'è questa amicizia con molti della Televisione? Altra notizia, Manfredi, occhio. Qui tocchiamo un punto fondamentale. È l'acquisto per te, lui, eh? Allora, non nascondo di averci pensato e tuttora ci penso, perché la squadra in cui gioco adesso non mi sta valorizzando per quello che sono realmente. Però sono pronto comunque ad aspettargli ancora un po', perché mi trovo benissimo con la mia squadra, non mi posso lamentare di niente. Forse la posizione in campo, ma appena detto che non la valorizzi, scusi, mi trovo benissimo. Mi trovo umanamente con i compagni, mi trovo molto bene, però in campo c'è qualche difficoltà. Ma poi, difficoltà. Ma poi scusate un attimo, ma ma è andato via anche Sergei. Ma mi sentono? Ah, ecco, sì, qua, attenzione. Prego. Buonasera ragazzi. Buonasera. Tutto bene? Bobby, prego. Come andrà? No, non ho nulla da dire. Non ho nulla da dire. Come? Ma è inquadrato dal nulla. Questo è una domanda per te, Manfredo. Prego. A tu la tua squadra? No. Non lo vorresti? Alla Cazzimma.
la voglia, no, Nidal, la voglia. Nidal lo stimo sicuramente, c'è un piccolo problema che per prendere lui dovrei far fuori un altro draft e i miei draft si sono comportati. Tu come draft, Manfred? Il difensore? I due difensori? Hacker, poi l'altro chi è? Marouane. Salmaso, che è quello che vi ha segnato fuori. È che no, quello che ha segnato il ci sta seguendo il massimo donatore del canale Salmaso. No, Salmaso mi piace un sacco. E Marouane Fratini, che tra l'altro è l'unico centrocampista che abbiamo. Tu un grande amico. Vabbè, no, fa niente. Follia. Sì, fine. Manfred, tu non hai Fratini come centrocampista? Sì. Lui è un draft anche lui. Esatto. No, sì, questi sono Frattini, no, ma poi si sono comportati bene. Non posso, cioè, ora come ora, l'unico modo che avrei per farli fuori è che li faccio vedere le date del calendario. Non possono, allora penso di sostituirli. Però si sono comportati bene. Dopo lo faccio. No, non posso. Tu, Manfred, hai modificato la squadra? Hai comprato qualcuno? Guarda quanto ansioso sto sfidando. Abbiamo preso, si può dire, tanto l'hanno spoilerato già tutti. Abbiamo preso Raggia Galella. Cristian Galella al posto di Junior Kelly. Cristian Galella? Sì, è un ex tronista, non so se ve lo ricordate. Forse Cristian Galella, vado a vedere il nostro Chi... perché è un tronista di quando ero io, quando avevo io l'età vostra, quindi è chiaro che non lo conoscete. Altro suggerito. Guarda Harry Falco, tutto, ma non può mettere da parte questo astio con Porrini e finanziare l'acquisto. Ma a me, allora, chiariamo questa situazione. Come giocatore mi piace molto, ha uno stile unico. Poi che lui abbia sbagliato a parlare, ha preso un calcio da me, è una cosa già dimenticata, però come giocatore possiamo valutare l'acquisto, io che sono capitano, presidente, allenatore. Sì, no, investitore. Aspettate ragazzi, perché fermi tutti, c'è un a questo punto un presidente, credo, comunque una persona molto influente nella Got League, che ha già preso un giocatore. Buonasera al signor Insuccio. Complimenti. Complimenti per l'acquisto. Sì. Complimenti per l'acquisto. Ma lui è un ex, ma è vivo? Professionista? No, io ho quello che ho conquistato. Io sì, sono un ex. Entrambi. Ragazzi, vi dico che sta in forma, Enzo. Beh. Ah, pensa ancora di No. Stai zitto. Io ho preso il difensore più forte della Got League. Fatti complimenti. È una bomba. Aspetta, non finiscono qua le emozioni. Direttamente da Palagianello, vi dico questo indizio: a 25 anni ha alzato la Coppa Italia Primavera da capitano con il Torino. Azza. Ha giocato nel Lecce e nella Roma. In questo momento gioca in Serie C. Occhio, di Palagianello. Chiamiamo il procuratore. Ma aiuto, ragazzi. Saluti. Ciao. Nice. Un po' teso. Nuovo acquisto del Golden State. Ma perché ha la bocca storta? Body shaming. Golden State, rivelazione del campionato. Occhio. Allora vediamo stasera alle 21. Salutiamo il Pancio. Arrivederci, signore. Ciao, ragazzi. Prof, ma scusi, prof, lei viene pagato da Frattino? Insomma, dalla viene Balbar, pagato in follower. Non si parla. Dai, non credi. No. Vorrebbe alzare la qualità? No, dai. Io sono disposto, io vuole venire da me, signor ascolto prof. Offerte. Ah, oh, ma davanti al felino di Arluna, il capitano lo dice. Con i soldi del Penguin posso fare quel cazzo che voglio. No, ciao ragazzi. Allora, dobbiamo andare sui pronostici
della Serie A, quindi saluto i Seven Sins, vi chiedo giusto uno spoiler del prossimo appuntamento, se qualcuno vi vuole seguire, qual è il prossimo torneo che farete, se ce ne avete uno in programma. No, stiamo facendo adesso un torneo, ragazzi, è uscito oggi il video. Ah, allora, il link del canale, andate a seguire il video del nuovo ti torneo. Ti spacco le gambe, l'arbitro ci ha fatto perdere la partita. Se è andato bene, tornate magari, certo. Con la coppa, va bene? Allora, prof, aspetto la maglia, non so se... Ramanda, ma tu mi hai promesso che saresti venuto a vedere i Seven Sins? Ok, ma non mi avete invitato, io non so neanche dove siete. Allora ti scrivo per la prossima partita e ci vediamo lì. Va bene. Allora, viva Seven Sins. Un saluto al prof, un saluto al capitano, un saluto a Fede. Ciao ragazzi. E ci vediamo alla prossima. Seguite i Seven Sins e mettete il loro canale. Grazie, grazie, grazie. Ciao ragazzi. Allora, passiamo. Siamo in ritardo. Vabbè, siamo in ritardo, quindi fai entrare la carrellata degli ospiti. Ieri Falco ci ha fatto vincere dei soldi a tutti. Quindi oggi ce ne farà vincere altri. Quindi. Allora, io direi di iniziare dalla nuova regina di questa, di questo canale. Prende tutti i pronostici. Buonasera a Bomber Mata. Bomber, Bomber mi scrive, mi dice: ho azzeccato questo, ho azzeccato questo. Quindi attenzione a Bomber Mata, tipster Mata. Bisogna, però vicino a me ne ho uno più bravo oggi. Vabbè, però non so se Falco a 18 anni era così bravo. Comunque stavo scherzando, no. Ovviamente sei la bravo, regina qua. Del canale, la nuova regina del canale è lei, Eleonora Minetti. Buonasera Eleonora. Buonasera, sei mutata. È mutata. Non posso attivartelo io. La regina, complimenti. Senti, scusami Matosci, sì, prego. Io ho un sogno. Ho un sogno. Sì. Ve lo faccio vedere molto tranquillamente. Si tolga la cam. Ah. No, pensavo con Bomber. C'ha una musica particolare? Di che tipo? Lei mette una musica particolare. Io metto La vita è bella. Grazie, che carino. Ecco qua. Ah. Che ecco il mio sogno. E così è bella, senza applausi, così. Innanzitutto gli applausi. Fino alle 16 così. Qualità. Che ne pensa Torre della Minetti? Penso sia una brava giornalista. Beh, se l'è cavata, dai, se l'è cavata. Se si impegna potrebbe entrare nelle grazie di Torre. E un giorno magari entrare anche nella sua casa. Penso minimamente. Come non ci penso minimamente? No, ma questo è un luscio che le sto offrendo. Ma che Torre è 1,92 m. Cioè, puoi dirlo forte. Altezza mezza bellezza. In ogni caso andiamo avanti perché abbiamo tantissimi altri ospiti. Come sempre abbiamo il re del Milan, perché lui è il re del Milan. Buonasera a Matteo Mosconi. Buonasera. Dobbiamo esagerare. Dobbiamo esagerare per creare hype. Buongiorno. Magari, ciao a tutti. Tutto bene? Molto bene. Procedo, avanzo, perché abbiamo anche il re dell'Inter. Non è Francesco Torre, che è il principe. Abbiamo proprio lui, Leo! Buonasera. Buonasera, ma abbiamo anche il re di Napoli. Buonasera a Luca Cerchioni, il re dei giornalisti, scusate. Buonasera ragazzi, grazie per l'invito. Buonasera, e abbiamo anche un don, non è il re, ma il signor Don. Buonasera, salite sul ca... No, mi dissocio prima. No. Ah no, sul carro, perfetto. Sennò... Allora, un attimo, completiamo per terzo che dobbiamo chiedere veloce il pronostico al Falco, che poi lo lasciamo andare. Allora, introduco la regina di Napoli. Buonasera a Francesca Gelotto. Buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Bentornata Francesca. Grazie mille. Allora, Falco, sì. Ci ascolti, che ieri li ha preso. Ci sono. Allora, che poi la lasciamo andare. Inter Roma e Napoli Milan. Mi fai vedere le quote? Eccole qua. Queste sono quelle di Inter Roma. Chiaramente l'abbiamo detto, un amichevole per l'Inter, con la Roma che andrà a giocare senza nessuno stimolo. 1,64 l'Inter, 5,42 la Roma.
e poi abbiamo Napoli-Milan che è più equilibrata, giustamente. Sì. Due black allora ti do, siccome ieri è andata molto bene, partiamo da Inter-Roma. Sì. Ti do Inter-Roma over 2.5 con gol dell'ex Lukaku. Azza, pesante. Over 2.5, sì, possibilmente, se, secondo me, o ci sarà una vittoria dell'Inter 2-1 o al massimo un pareggio, ma mai una vittoria, no, della quindi Roma. Per farla bene 1x più over 2.5 e marcatore Lukaku. Beh, dovesse segnare Lukaku, secondo me Lukaku vuoi non vuoi segnerà, ti dico pure come, sul rigore. Lukaku su rigore, Lukaku su rigore. Magari sbaglia il primo rigore della sua storia in Serie A, eh? Io volevo giocare Lukaku sbaglia rigore, ma ho visto che non c'è nelle quote. Prego, prego Falco. Altra stoccata agli interisti. Napoli-Milan, andiamo su un X2 pagato benissimo, quasi 2, mi sembra 1,90, 1,89,90. X2 perché tutti danno per morto questo Milan, ma vuoi non vuoi, col Napoli fa sempre grandi partite. Bene, bene. Allora, e non è il Napoli dell'anno scorso. X2000, lo X più over 2.5 alla Roma, all'Inter, e la chicca e gol di Lukaku su rigore. Grazie presidente. Grazie Mario. Ciao ragazzi. Mi saluto. Ciao Falco. Ciao. Facciamo rientrare Francesca Gelotto. No, no, dai. Ma sei per favore, per favore. Vabbè, sta lì anche. Allora, facciamo rientrare Torre, il povero Torre. Si può sacrificare Torre per sentire le minchiate del Falco? Incredibile. Fino alle 4 senza Torre, lo salutiamo. Grazie mille. No, sta scherzando. Vabbè, qualcuno. Cosa a sto succede? Punto. Ah. Falco. Vabbè, a sto punto. Oh, dimmi, scusa, perdonami. Come cazzo si fa a dire che l'Inter vince massimo 2-1? Ne diamo 6 a questi qua. Come, cioè, ma vabbè, dove cazzo leggi le quote? Allora, sai che cosa diceva mio nonno? No. Ho paura. Il calcio è di tutti, sì, ma non per tutti. Le tue cazzate della PlayStation, guarda che Mourinho andrà lì, si chiude dietro, o 1-1 o al massimo vincete 2-1, ma 6-0 cosa? Ti dico io una quota. Ma siete stanchi. 1 più handicap. Sì. Vabbè, chiaramente. Basta. Un saluto al Falco. Non trascendiamo. Allora, ragazzi, abbiamo due big match. Non so da quale vogliamo partire. Io farei Napoli-Milan, che è più un vero big match, signori. E vi vado a trovare. Ragazzi, le per togliere formazioni. Manfredi, cioè, con Lukaku che torna. No, scherzo. Allora. Parto da Cerchione, ve le faccio vedere e non so se ce le vuoi confermare, dici tu Luca, con la formazione del Napoli che potrebbe essere questa? Ah, il Napoli dovrebbe giocare con la formazione tipo che quella che abbiamo visto nelle ultime due gare. Ci potrebbe essere una mossa dell'ultimo minuto, un recupero a sorpresa di Zamboa, chissà, che comunque sarà disponibile, però dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto davanti dovrebbe essere confermato Raspadori, con Politano alla sua destra e alla sinistra Kvaratskhelia. La difesa oramai è quella lì, non credo che si vada a giocare con Oliveira, perché Mario Rui sta facendo troppo bene, quindi da destra a sinistra Di Lorenzo, Rachmani, Nathan, Mario Rui. A centrocampo Kajuste, Lobotka, Zielinski, in attacco, come già detto, Politano, Kvaratskhelia a supporto di Raspadori. Sì, Bomber, Francesca, d'accordo non far giocare mai Simeone, come la vedete? Sì, assolutamente d'accordo, perché comunque Raspadori sta facendo benissimo, l'abbiamo visto in Champions, da punta comunque si è ritrovato, e non sarebbe giusto non dargli fiducia dopo le prestazioni offerte a Verona e a Berlino, per cui sono contento che partirà titolare, ecco. Spadoni punta tutto su Kvaratskhelia. Prego Francesca. Best. Raga, non lo so, penso che sia giusto far giocare Raspadori solo per il modo in cui sta performando, perché sta facendo meglio di Simeone, però è vero pure che ci sta anche che a livello motivazionale, sapendo che Osimhen fuori, la prima scelta non sei tu che sei una punta, cioè un numero 9 come si deve, non sei stato scelto, non sei la priorità, ci sta che a livello motivazionale ne risenti un pochino, quindi sto cercando di giustificare Simeone in questo senso.
però effettivamente per quello che abbiamo visto, per meritocrazia, è giusto che Raspadori giochi lì davanti. Bene, bene. Passando al Milan, intanto la muto, Leo, quando parla poi si smuta perché c'è un piccolissimo rientro. Sento. Esatto. Matte, passando al Milan, la faccio rivedere. Nel Milan gioca Belotti al posto di Giroud? lo stiamo l'attacco valutando. Lo stiamo valutando. Questo la è il zampata. Milan che tra l'altro, se non erro, negli ultimi anni, poi aiutatemi se sbaglio, ha sempre fatto risultato al San Paolo. Se non sbaglio sì. No, ma la squadra dovrebbe essere questa. L'unico dubbio è Kalulu Kier, da quello che so io, quindi potrebbe esserci il ballottaggio tra i due. Per il resto il Milan ha questi, quindi non è che hai molte altre alternative. Quindi ciao fuori. Ciao. Ah no, espulso con la Juve, quindi non può esserci, cioè Adli tornerà titolare perché Krunic non è palesemente in condizione, quindi direi che lo possiamo lasciare in panchina. Davanti ai quei tre lì non hai altri giocatori da cambiare, quindi la squadra sarà questa, la formazione sarà questa. Io spero che non sia troppo stanco questo Milan, visto le partite di quest'ultimo periodo e visto il fatto che ci sono tanti infortunati. È un attacco al calendario? Ma no, non è un attacco al calendario, è un attacco alla sfortuna, perché ti mancano i ricambi, ti manca Chukwueze, ti manca Loftus-Cheek, ti mancano quei giocatori che ti potevano dare quel qualcosa in più in un momento così importante della stagione. Eleonora, Eleonora. Sì, ma i milanisti hanno la faccia un po' triste, è ti vero, leggo... Sfortunata? Allora, io vi posso Io qualche dire minuto che... fa le ho offerto in marito un pezzo grosso, no. Non mi sentirei sfortunata, però prego, vado avanti. Il pezzo grosso non è in realtà un pezzo grosso, comunque. No, questo lo dice te. La faccio parlare, prego. Allora, parliamo di cose serie, perché sicuramente Francesco Torre non lo è. Vabbè, no, vabbè, Eleonora Minetti sì, infatti. Direi che c'è ancora la porticina aperta, Torre. Sì. Quando una donna fa così... Sì, la porticina forse sì, ma le gambe penso proprio di no. No. Questa da un giornalista come lei, cerchione. L'ho cacciato subito. Allora, io vi posso dire che il Milan è in difficoltà. Credo che se ad oggi giocassimo contro l'Inter di nuovo, sicuramente il risultato sarebbe negativo. Vi posso dire che l'anno scorso abbiamo vinto contro il Napoli in casa in un momento difficile, ok? Dopo tanti risultati negativi, a partire da quel 2-2 a San Siro contro la Roma, e c'è stato poi tutto un miglioramento proprio da quel 4-0 contro il Napoli. Io mi auguro che Pioli, in questo momento di difficoltà, riporti di nuovo il Milan su. Forse viva Pioli! Non con un 4-0, ma mi aspetto tanto, sinceramente, anche perché ho letto stamattina la Gazzetta e dicevano Pioli sì, ha la fiducia della società, però a Napoli deve fare bene. Se perdi... C'è un problema, non so Pioli. Quanto rimane sulla panchina. Allora, vi faccio, prima vi ho fatto vedere l'1x2, questo è anche l'under over per capire più o meno come le quote vedono l'andamento della partita. Facciamo. Non c'è Osimhen, il... Ma non è che Osimhen col Milan non vuole mai giocare? Osimhen ti fa Milan. Ti fa il Milan. Mi sembra abbastanza evidente. Facciamo. Poi è amico di Chukwueze, quindi non vuole infierire. Faccio un pull e partiamo tutti col pronostico. Chiedo prima agli atei, quindi partiamo da Fidati del Don. Napoli-Milan? Sì. 2-1. 2-1 per il Napoli. Andiamo da Torre. 3-0. 3-0 Napoli, attenzione. Non metto nessun suono perché tanto è talmente clamorosa. Smuto che già Leo. E chiedo a Leo. Per me è 1-1. 1-1. Leo, ma scusi, ma lei quando va a lavorare, quando va a vedere le partite, quando esce con la ragazza, sempre comunque deve mettere qualcosa dell'Inter, giusto? Diciamo che resto solo Nike, che è sponsor ufficiale della FC Inter. Benissimo. Ma lui ha petto nudo, lui è così, la sua pelle è così, non è vestito, è proprio a torso nudo così. Tra l'altro mi sa che è uscita la maglia del Napoli di Halloween, non so se Ematosci la riesce a recuperare perché l'ho vista da qualche parte. Bomber Mata, prego. Ma io la vedo da X, 1-1, secondo me parte forte il Napoli primo tempo e poi il Milan la pareggia, secondo me.
Sì. Matteo? Sì, sono d'accordo. Anche per me è una partita. Sarà una partita equilibrata. O finisce 1-1 o vince il Milan 2-1. No, pensavo alle statistiche. E su tre partite di una settimana, se il Milan tornasse a casa con tre sconfitte, sarebbe una cosa un po' particolare. Non lo so. Quindi. Anch'io non credo che il Milan prenda un'altra batosta. In un modo o nell'altro, secondo me, non può perdere tre partite su tre. Chi è? Ah, la maglia di Halloween. Gianni Bianco, tra l'altro. È svenuto. Francesca, un parere sulla maglia? Mai. Ero molto scettica, ti dico, ma probabilmente molto scettica. Ho detto, oddio, no. Però poi, guardando addosso, soprattutto quegli inserti che ha blu elettrico, cioè un celeste molto, molto acceso, con la stessa scritta dietro, è veramente molto molto bella, rende tanto. Anche su determinati giocatori che hanno determinati fisici, rende molto. Devo dire che si sono superati. Ok, tu non ce l'hai fatto il pronostico, vero? No, ma lo sapete, io non faccio pronostici. Vabbè, ma un marcatore, una cosa. Un marcatore, Leao. Basta. Ormai si può uscire anche con un under over, se cose qua. No, io penso sia una partita molto tirata, sinceramente non la vedo piena di gol, perché penso che le squadre inizino molto con calma nel cercare di studiarsi a vicenda, perché stanno affrontando due momenti diversi in determinati aspetti e simili in altri. Cioè sono delle squadre che stanno ancora cercando un'identità in un modo o nell'altro, quindi penso che passino parecchio tempo a studiarsi, perciò la vedo molto tirata come partita. Bene, la chat è leggermente a favore del Milan, ma anche la chat la vede molto molto combattuta. Se non erro, manca Cerchione, prego. Io credo che il Milan domenica non perda, quindi tutto quello che comprende la sfera della mancata sconfitta del Milan è secondo me il pronostico giusto. Quindi una X, dai, se vogliamo. X2, con doppia chance come Falco. Credo solo che, siccome entrambe le squadre difendono in una maniera un po' approssimativa, possa verificarsi anche il gol. Eleonora. 2-1. Però vorrei fare un appunto. 2-1 Napoli o Milan? No, Milan. Ah, 1-2, prego, appunto. Io vorrei ricordare ai napoletani che quest'oggi, cioè domenica, non ci sarà più Dest, quindi i rigori, diciamo che mancano, potrebbero mancare, quindi volevo ricordarlo, visto che è stato un rigore regalato da Dest, ce lo ricordiamo, a Milan Napoli. Mi dispiace, quindi non ci saranno rigori, purtroppo. Non la manda a dire Leonora. Non ha paura di nulla. Torre, fidati. Fidati del Don. Perfetta, Torre. Devi impegnarti un po'. Stiamo aspettando che diano il rigore su Osimhen di due stagioni fa, anzi l'anno scorso al Maradona. Penso che se il Napoli vince 1-0 sul calcio di rigore, non, ti conviene o chiedere scusa o non presentarti. Poi di te, non lo so. Si sta scaldando Milan Juve Milan. Sì, allora, Napoli Milan. Juve Milan. Napoli Real Madrid. No. Domenica sera. Se finisce con un rigore per il Napoli, sicuro. Io per forza, chiedo ormai di presenziare qui e di farci vedere. Se ci metta la faccia. Forza, ormai ha detto così. Metto la maschera da pagliaccio. No! Vabbè, e dalle cose che dici mi sembrava avessi già indossata, però. Per favore, ha parlato di pagliacci, quella che della curva sud, del comunicato della curva sud. Sì, vabbè. Domenica, comunque, guarda che Leonora riesce a fare anche un 1-2, No, metti così, tutte e due. No, dico, parli di pagliacci quando abbiamo visto la curva sud, il comunicato che ha fatto sulla trasferta a Napoli. Vi ho visto anche abbastanza ossessionati a Parigi, diciamo, con i gori che avete fatto. Cioè, diciamo, la state prendendo bene. Comunque, parla sempre il campo e si vede domenica dopo la partita. La tua, poi riesco a parlare anch'io. Vai, ho detto la mia. È interessante questo sandwich, ma non sono in età no, per loro. No, vai, dai.
No, ti voglio anche ricordare, visto che sei un bomber e quindi ti ricordi assolutamente tutto, i cori sotto l'hotel a Napoli, insonorizzato per disturbare i calciatori. Complimenti, perché poi è stata anche una prestazione ottima, cioè il vostro disturbo ha dato dei frutti, quindi siete super. Io vabbè, diciamo, conosci poco la mia sportività perché ho fatto i complimenti, però visto che no, sei stata la prima a parlare di pagliacci, comunque... Io ti voglio dire appunto quello che ti ricordo, quello che avete fatto, che avete vinto a Milano grazie a un rigore regalato da Serginho Dest. Quindi bisogna essere sinceri, poi fermi, se vincete vabbè, meritatamente, io sono qui. Capisco che rosichi ancora per la vittoria di Milano, però dai, è passata da un po', cioè, nel senso. E quindi ma cosa è successo? Cosa c'è da recriminare in merito alla passata stagione? Insieme. Sono arrivati a 20 punti questi qua dal Napoli. Per favore, cioè, ma cosa per favore. Adesso dai, non sgraviamo che era 35 anni che non portavate a casa niente, dai. Fate i bravi, cazzi, non ce li... Bomber rispetto, ma gli altri ma facciamo che devono... appellarsi. Sì, sì, no, ma infatti io sono d'accordo, dubbio, non aveva senso questa discussione. Quando sono arrivati a 20 punti di distanza... Conferma il fatto che probabilmente ad Halloween abbia scelto la divisa del pagliaccio. E non solo 20 punti di distanza. Stiamo parlando di Milan-Napoli, Napoli-Milan. Cosa c'è? C'è da dire che Luca, scusate ragazzi, avete solo vinto lo scudetto di 20 punti, ma l'anno scorso in 4 partite avete preso il cazzo in 4 partite contro di noi. No, per favore, scusate. Oggi è una live un po' a sfondo sessuale, non mi piace. Però ho sbagliato l'anno scorso. Quello che abbiamo vinto l'anno prima, cioè quello voi avete vinto lo scudetto, l'abbiamo vinto l'anno prima, ma non, cioè era sì, 33 anni che non vinceva niente, vi abbiamo eliminato in Champions. 4 vittorie, 6 vittorie col Napoli in una stagione. Cosa avete vinto l'anno scorso? No, Luca, ma adesso non fare la voce grossa che te era 35 anni che non vincevi. Luca, niente. Era 33, ma il problema qual è? Cioè, voglio capire il problema. Ma non c'è, ma infatti, per me non c'era nessun problema, infatti, ma sono d'accordo. Che tra le altre cose era anche stato assegnato in maniera, secondo me, ingiusta. Poi ognuno ha la propria idea in merito, non c'entra nulla col fatto che l'anno scorso il Milan sia arrivato a 20 punti con Napoli. Cosa c'entra? Ma stiamo parlando di altro. Ho sbagliato. È mai esistito un 2 contro 2 su ACU? No, ho sbagliato io. No, ha voglia, sì, perché... sì, però andiamo, scusatemi, prego Bomber finisca perché dobbiamo anche perché sta arrivando Romelu qua, Romelu, no, parliamo della capolista, dicevo... non è che possiamo stare sulla seconda, la quarta, esatto, in classifica tutto il pomeriggio. No, a posto. Cioè la capolista. Prego, allora, Bomber. Sto scherzando, aspetta Bomber. Che Leo, sei mutato, Leo, prego. No, sono dato bravo, cazzo, mi sono piaciute le parole di Eva. No, ma io tifo la Juve, quindi non è che... Però... Scusi, Leo, lei con quegli occhiali e un cappello, se si può dire, cosa ci fa in un parcheggio? Io ho appena finito di lavorare, quindi per stare con voi sono rimasto in Lo, lo intuivo, non voglio sapere il lavoro, ma era la mia stessa intuizione. Andiamo c'è avanti. Il pancio dietro, allora, in macchina, sempre nel parcheggio. Faccio il bagno. Lo so, scherzavo. Allora, formazioni di Inter Roma probabili dovrebbero essere queste, quindi più o meno sono quelle annunciate. Nell'Inter ritorna Dumfries, che se non erro ha riposato in Champions. Ha giocato. Dumfries non riposa mai. Ha riposato Lautaro. Ha riposato a metà Barella. Giocherà Dybala, tanto Barella. Dybala Lukaku? Nella Roma. Giocherà Dybala. Vabbè ragazzi, dai. Possiamo dire che questa è una partita tranquillamente che al 20-25esimo minuto sarà già chiusa. Possiamo perché si fanno male Dybala e Lukaku, perché? No, dai. Ma che partita è, su? Qualcuno mi photoshoppi Manfredi a forma di gufo, per favore. Ma dai, ma guarda, guarda la Roma. Ragione. Ma su, dai, facciamo i seri. Gli stessi che hanno giocato ieri, tra l'altro. Ma dai, ma di che stiamo parlando? Vabbè, ma se gioca l'Europa League, il problema della Roma. Prego. Il calendario è vergognoso perché la Roma praticamente riposa 48 ore in meno all'Inter. Però, secondo me, va sottolineato come Inzaghi sia un allenatore in fase crescente, perché ricordiamo che negli anni addietro ha fatto sempre discretamente bene, però
era uno che quando metteva mano ai cambi, alla formazione, talvolta cadeva in determinati errori. Al contrario invece Mourinho è un allenatore in palese fase calante oramai. Sono invitati come sempre, anni. Non potevo. Secondo me c'è il nuovo che avanza. Secondo me c'è il nuovo che avanza e inciderà. Che sarebbe Inzaghi, scusi. Eh beh. Eh sì. Ah, ok, ok, d'accordo, Torre. Io sempre sono d'accordo, ma per me è già uno dei top 3 europei. Però ovvio, se cresce ancora un po' potrebbe diventare uno. Anche oggi caffè Sambuca per Torre. Uno dei top 3 europei, no, è bravo, nessuno lo mette in dubbio. Aspetta, ricordiamoli, Guardiola. Chi sono i top 3? Inzaghi e Klopp, chi erano? Aspetta. No, Ancelotti. Guardiola, Inzaghi, De Zerbi, giusto? Bravo. Ok, vabbè, è una sua opinione, è una sua opinione. Sì, sì, no, per carità, per carità. No, per sicurezza, magari uno si collega adesso, vede Torre parlare. Torre lo stiamo aiutando ad allontanarsi dal caffè alla Sambuca che beve ogni mattina prima di venire là. Il numero uno, Torre. No, però, oh, raga, non sarà il top 3, ma nei top 10 Inzaghi si rientra. I nostri allenatori, quelli top 10 che allenano in Italia, secondo me vengono sottovalutati perché il campionato nostro è oramai il terzo, il quarto d'Europa. Però abbiamo degli allenatori, secondo me, di altissimo profilo e lo vediamo quando poi vanno all'estero. Farioli da noi non ha mai esordito e va in Francia ad insegnare calcio. Scusami, scusami. No, no, prego, finisca che poi rispondo a questo incompetente. No, vi do un'esclusiva. Lui fu contattato anche dal Napoli. Ma però chi, scusa? Alla richiesta di un ingaggio, Farioli, alla richiesta di un ingaggio di circa 2 milioni a stagione, qualcuno nel Napoli rispose che a 34 anni non si potevano guadagnare tutti questi soldi e quindi poi si virò su altri nomi. Rispondo a questo incompetente, che lo so che chi fa l'Europa League riposa meno, ma guarda caso chi riposa meno gioca contro di loro. Questo volevo dire, non che lo so che chi fa l'Europa League riposa meno, però non è che chi fa l'Europa League riposa meno. Ma non ho capito, ma adesso seriamente, seriamente Manfred, cioè questo Inter-Roma quando si dovrebbe giocare secondo il calendario di esatto. Cioè, beh, io cosa dico fai, che martedì? se ci fosse stato Roma-Sassuolo e Inter, per esempio, Cagliari, quindi per la prima volta da quando è iniziato il campionato l'Inter giocasse con una squadra che ha riposato più di lei, non sarebbe ogni ma tanto. Ma l'Inter c'ha una marea di gente che va in nazionale, c'ha gente che torna il venerdì e spesso gioca il sabato e la domenica. L'anno scorso ha fatto credo 3 o 4 partite in più rispetto a tutta la Serie A, ma questo capita a chi gioca la Champions e chi arriva in fondo alle varie coppe. Se uno gioca l'Europa League, cioè lì quello è il problema, che si gioca il giovedì l'Europa League, non che l'Inter e Roma si gioca di domenica. Chissà, magari ma un giorno sono smentito, magari un giorno l'Inter giocherà con una squadra che ha riposato più di lei. Finora siamo il 27 ottobre e non è successo. Allora io posso dire che sul mio carro ci sono i posti in sconto per questa giornata? Mi sono prego. Io sono juventino qua, cioè non c'entra un cazzo. Viva la Juve, viva la Juve, tra l'altro. Si è dimenticato di dire domenica sera, mi scusi. Ci sono gli sconti per salire oggi, non domenica sera, lunedì. Oggi ci sono gli sconti per salire sul carro, visto la giornata che si giocherà. Ma il Verona è squadra, ragazzi. No, ma scusi, il suo. Per favore, Mosconi, noi dobbiamo tifare uniti la Juve. Silenzio. Ma basta, viva la Manfred, Juve. Smettila. Per favore. Manfred, sembri un anti-milanista. Smettila. Per favore. Comunque, il Verona che squadra. Cioè, tutti devono giocare contro il Verona. Quindi. No, per carità. No. Io, allora. Non era per la Juve, era proprio per il Verona. Don, ma lei si vede primo domenica? Ma se la Roma fa la Roma, Mourinho mette quegli 11 davanti alla porta, potrei stare insieme all'Inter là davanti. Allora, torna Vlahovic, facciamoci i pronostici che dobbiamo andare sul fantacalcio. Queste sono le quote di Inter-Roma, le abbiamo già viste prima col Falco. Cos'hai detto Falco? Over? Sì, la Madonna, over. Ma non può essere vera. Allora, inizio sempre da... ma neanche Inter-Getafe. Ma cos'è? Ma neanche Inter e Barcellona. Cioè, poi dicono che i calciatori vanno a scommettere sui .com. Guardate i .it che quote. No, per favore. No. È un po' alta la quota dell'Inter, secondo me. No. Allora. Ma è sbagliata, secondo Manfred. Torre. Allora, iniziamo da qualcuno estraneo. Francesca, prego. Per me la Roma non vince mai, però siete convinti di questa cosa? Va bene, cioè nel senso penso sia una delle squadre che giocano peggio. Vabbè, da anni ovviamente, se c'è quel Cristiano se va bene può strappare una X, diciamo.
se si chiude là dietro, ragazzi, palla in su, Gesù aiutaci tu, con Lukaku, ok, cioè nel senso potrebbe anche farcela, però la vedo difficile sinceramente, soprattutto la posizione dell'Inter in classifica. È motivata, sì, sta andando bene, sta viaggiando, corre, va. Secondo me questa Roma non può fermarla. C'è stata un'impennata. C'è stata un'impennata della chiamata degli urologi a Milano. Si sono rotti tutti i maroni a furia di toccarsi dopo questa. Frego, frego, Bomber, prego. Allora, io non credo la Roma vinca, partita da X sicuramente bloccata, visto come gioca Mourinho. Ragazzi, visto che non me ne intendo più di tanto, non so quanto è quotata, se è quotata, ma attendi alla munizione di Lukaku, che magari ste partite ci può sempre essere la munizione di Lukaku. Ragazzi, Bomber Mata, poi va che le azzecca sempre, io ve lo dico. Bravo Bomber, bravo. Vediamo, Bomber. Vediamo, la munizione di Lukaku. Eravamo cerchione al volo. Ma io credo che vincerà l'Inter, ma non in una maniera così netta, con quote da 1,38, 1,39. Sarà una vittoria, ma sarà una vittoria sudata per i nerazzurri. Bene, andiamo da Leo. Prego, Leo. Vince l'Inter 4-0. Cosa? Ma è un altro Torre, ma gli ha rubato la battuta a Torre. Prego, Torre. Torre, devi per forza dire dal 5 in su. No, no, ma non è una battuta, sono serio. Ma il mio risultato era comunque diverso. Innanzitutto io ho già pronto il fischietto. Aspetta, per sicurezza. Ce lo faccio vedere. Ma non lo danno fuori dallo stadio? Ma io non c'ho di spendere un euro, quindi lo porto a casa. Ma no, ma faccia forte, così non la sente nessuno. Prova. No, Eleonora, lei sta buttando al vento l'occasione della sua vita, prego. Eccolo qua, il capotreno Torre. Tutti sul carro. La sua età non si capiscono, Eleonora, questi treni. Poi, prego. Allora, Torre, ci faccia... Allora, cos'è che stai dicendo? Non voglio sentire. L'ho tolta, l'ho mutata, prego. Allora, questa partita è semplicissima. Un Inter, la squadra più forte del campionato e non solo, contro una Roma che, vabbè, è imbarazzante. Non sanno neanche come hanno fatto a risalire un po' questa classifica. Questa partita finisce 5-0. Levo la musica, basta. Attenti al marcatore, perché il marcatore è importante. Benjamin Pavard. Pavard è un po' di domeniche che lo dice. Prima o poi lo azzecca. Chi è il giocatore più bello della Serie A? Più bello? Più bello. Chiediamolo a Francesca e Eleonora. L'anno perché noi no, Andrea. Scusa, cos'è questo? Beh, non penso che lei possa capire. Beh, dire, Pavard secondo me è uno dei top 3. Cosa ne sai? Secondo me Paredes. Paredes, vedi, l'avrebbe mai detto Paredes. Vero, no? Con l'occhio lì. Francesca, ma è un tamarroide, dai. Vabbè. Lo so, Madonna, però Paredes, ragazzi. Noi abbiamo un debole, almeno io pensavo, debole, non so Ele. Pensavo di Bala. Eleonora. Il malessere. A me piace tantissimo Hernandez. Vabbè, qui questi sono i gusti di oggi, non è due tamarre, sì, ecco. perfetto. Allora, tutti a farsi tatuaggi stasera, allora, dai. Fatevene una ragione, questi sono i gusti delle ragazze di oggi e abbiamo Torre, ecco, fai vedere il tatuaggio sul polso, Juve Verona, parto dal Don, prego. Vabbè, 1-0, fisso, cioè, 1-0. Vabbè, pensavo 7-0. Vabbè, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0 fisso. Gol di Vlahovic. Ma Better dà la stessa quota per la Juve uguale a quella dell'Inter contro la Roma. Vediamo niente. Abbiamo, lo chiedo a Mosconi pure questo. Per me finisce 1-1. 1-1 e lo chiedo anche ad Eleonora. Attenzione all'1-1 di Mosconi, prego Eleonora. 2-1 Verona. Arrivederci. Manfred, non mai fatto dire dell'Inter prima che poi... No, ho fatto fare a voi la Juve, però se lo vuole fare... No, volevo farlo anche dell'Inter. Per me l'Inter vince con la Roma, però secondo me ha ragione Luca, non sarà un Inter dominante al 100%, vincerà 2-1, 3-1, però Lukaku segna. Lukaku segna e vince. Anche io voglio pronostico la Juve. Romeroni! Allora, ultimo, prego Tor. Per me 0-1 e ho già preparato lo scotch. Vabbè, dai, no. Non sgocciugare le lacrime. Come fai a tenerla in mano quella roba lì? Oh, grazie Torre.
Torre, grazie mille, perché questa prima ti fa venire lo stimolo e poi ti pulisce pure. No. Allora, rispetto per la Juve, andiamo, ragazzi. Andiamo, perché dobbiamo andare sul fantacalcio. Se avete dubbi sul vostro fantacalcio, rimanete, perché arriva un super esperto. Se no, vi saluto. Quindi, un abbraccio a Torre, ad Eleonora, a Mosconi, Francesca, fidati del Torre, Leo, Bomberman e Luca Cerchione. Ragazzi, io esco per un motivo molto semplice, perché oramai ho già perso al fantacalcio. Perfetto. Il 27 di ottobre. Allora, prima, perché ti ho fatto la domanda dei più belli? So che l'ho imbarazzato. No, scherzando. Allora, passiamo al fantacalcio. E allora, chi meglio di Fantatia può parlare di fantacalcio? Nessuno. Buonasera, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Sempre puntuale, arrivato ai 38. Perfetto. Preciso. Allora, come sta Fantatia? Tutto bene, voi? Ma sai che non le ho mai chiesto se simpatizza per qualche squadra o qualche giocatore, non so. No, io sono tifosissimo dichiarato del Milan. Vabbè, vi lascio da soli. No. Allora deve venire più spesso da noi quando gioca il Milan, se le fa piacere. Ma infatti io ieri stavo ascoltando qualche vostra uscita sul Milan, Leao, eccetera. Quella del tattico, detto, che tra l'altro è anche un suo rivale sul fantacalcio. Sì, no, ma gli davo ragione, tra l'altro. Cioè, nel senso, anche io la penso così, onestamente. Quindi, no, però è bello, sì, lo facciamo. Allora, andate a seguire Fantatia per tutti i consigli sul fantacalcio. Non so se sono già usciti quelli di oggi, sì, li vedo sì, qui. Sì, sono usciti. C'è qualcuno che finora non ha fatto bene, che magari può rinascere, magari vuole consigliare in uno scambio da strappare, non lo so. Qualcuno che finora ha deluso, magari un cambio panchina, lo può rivitalizzare. Ma secondo me uno che ha deluso parecchio rispetto a quanto si credeva e che però sta trovando sempre il posto da titolare, cosa altrettanto inaspettata, è Zappacosta. C'è un terzino come Zappacosta che mi porta zero bonus. Ora, non è un attaccante, non è un nome, però uno così che quest'anno, che Gasperini iniziate a fare le domande. Adesso gliele facciamo a Tia, prego. No. Non ha mai proprio cambiato, cioè strano, perché di solito i terzini, gli esterni di Gasperini cambiano e girano, invece quest'anno no, zero. Ruggeri e Zappacosta, ma Zappacosta Ruggeri ancora sta facendo bonus. Bene. Ruggeri sta facendo bene, sì. Infatti, allora ti devo fare sì, Fubbe, lo confermo, se ne vado fuori dei coglioni. No. Devo farti una domanda sul mio fantacalcio, okay, che come sai è, come cazzo si chiama, il mantra. Allora mantra. Io c'ho, siccome Danilo si è fatto male e c'ho Ian che potrebbe non giocare perché ritorna da un infortunio, c'ho Ranieri che potrebbe non giocare perché di solito non fa il titolare, ma so che mancano i terzini, quindi secondo me può essere anche buttato nella mischia, visto che a oggi l'unico titolare è Parisi. Quindi mi sono immaginato Parisi a destra e lui a sinistra. Però questa è la mia situazione. L'altro è il baby Vogliacco, che nel Genoa è difficile che giochi. L'ho preso solo perché è un mio amico di Bari. Salutiamo. Qui io, nel fare il 3-4-3, io lì metto Zappacosta. Diciamo, questa partita metterei Holm come altro esterno, perché l'Atalanta c'è una partita agevole, quasi quasi gli butto dentro entrambi. Però rischio di giocare uno in meno dietro. Ah, quindi tu dici l'alternativa è giocare a 4 dietro, che non sono neanche certo, perché l'unico terzino che ho è João Ferreira, che potrebbe non giocare. Devo inserire Ricci come mediano, sì, però così gioco quasi sicuramente in 11, perché a quel punto ci sarebbe un meno uno e terzino. Esatto, facile. Io sarei più... No, io non rischio di giocare in 10. Io non rischierò mai di giocare in 10, quindi piuttosto mi rischio il meno uno. Cioè, almeno uno, se è una squadra buona... Allora, la mia difesa titolare è Danilo, Bastoni, Ndicka. C'ho una super difesa, quindi non rompete il 10 al mantra. Purtroppo, infortunato Danilo. Cioè, lei è un giocatore dell'Inter, l'ha preso? Confermo. Sì, Bastoni. Sì. Ah, l'importante... Volevo prendere anche Di Marco, ma questo Ok. Allora, ma poi non è solo E di Marco, sì. È solo E quest'anno, quindi... Esatto. E comunque costa tanto. Allora, andiamo alle domande
da fare a Tia. Questo è soldato che ci chiede: uno tra Milik, Okafor, Davis, Pavoletti, o metto un centrocampista in più? Chi soldato. Davis? Davis è l'attaccante ludinese che non vede campo mai, cioè, secondo me. Cazzo è? Fa vedere, sì, scusa, sì, vado a cercare su Instagram. Dopo aver Davis. Preso Brenner, altro attaccante che... Davis Cinisello. Sì, 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 c'è Davis. Beh, comunque io andrei su Milik, dai. Milik contro il Verona, a prescindere dal fatto che possa giocare titolare o meno, non ci interessa. Meglio di Okafor, meglio di Pavoletti e meglio di Davis che... Non sappiamo neanche se esiste. No, ma infatti, ma non esiste. Un in più? No, no, io metterei Milik. Ah, uno, cioè, uno, okay, metto, sì, cioè, Milik, uno, Milik. E quindi uno o metto un centrocampista in più, io andrei su Milik. Giusto, giusto, giusto. Allora, due fra Retegui, Colombo e Laurientè. Retegui se gioca io metto Retegui se gioca titolare, ma anche no, perché tanto in caso ci si copre. Metto Retegui, Laurientè e mi copro con Colombo in caso Retegui non dovesse giocare, ma dicono che giochi, quindi insomma la sto coprendo al massimo. In che senso? Lei ce la cava a 7? Un Dzeko. Ah, no, no. Farebbe il panchinaro a picci, voglio dire. Assolutamente sì, non mi azzarderei mai a fare casini nello spogliatoio. Allora, due fra Zirkzee, Vara, Khedira e Nzola. Qua Zirkzee per il bel 6,5, anche se non porta bonus, non lo tolgo mai quest'anno. E tra Kvara, Khedira e Nzola, se Pioli decide di giocare come nei quarti di finale di Champions contro il Napoli, metto Khedira. Se no metto Kvara. Però non dato che noi non siamo Pioli, non lo sappiamo. Secondo me si può andare su Kvara, perché il Milan lo vedo malino. No, ma poi sta in forma, league. Dai, non puoi lasciarlo fuori. Sì, è in forma, ma poi... Ora. Pulisic o Sule. Intanto l'ho trovato, ecco è lui, ecco Kanan Davis. Ecco Davis. È lui? Che ancora non ha postato con la maglia. Nulla, non ha postato niente. Cos'è questo? Scusa, dove giocava? Intanto ho visto che è anche stato nella nazionale inglese. No, la nazionale greca. Cioè 291 settimane fa ha esordito con la nazionale inglese. Ma roba di Under questo, Under 21? Immagino proprio. Sì. Ah, ma era del Chelsea. Ha abbracciato Grealish. Uno dei tanti del Chelsea che lo prendono da... Beh, comunque fanno. Questo non è mica il Watford, sarà il classico Watford udinese. Sì, sì. Dopo Camara... Oh. Viva Davis! Viva Davis! Occhio a Davis! Abbiamo Pulisic o Sule, super in forma Sule, e anche tutto il Frosinone. Vero. E infatti io andrei su Sule. Sempre perché, onestamente, ma sì, perché onestamente al fantacalcio di quest'anno io sto notando che è quasi più importante avere i 6,5 anche senza bonus. Cioè, se è una squadra solida da 6,5, cioè Pulisic no, contro le big il Milan, ok, lo sappiamo, non fa sicuramente paura. Io preferisco un 6,5 di Sole, che i pagellisti di solito gli danno. Lui parte sempre col 6,5. Ci sono dei giocatori che partono col 6,5. Ce l'hanno un po' in simpatia, diciamo. Sì, dai, un pochettino, sì. Allora, fantaclassico con Mod in porta Falcone o Provedel? Qua Falcone in casa con il Toro. E tre fra sì. Tati, Giroud, Lookman, Milik e Raspadori. Un attacco simpatico. Lookman per forza, Milik per forza secondo me. E tra Giroud e Tati, dato che Giroud per storicità contro il Napoli segna, metterei Giroud piuttosto che Tati. Anche tanto non segna, tra l'altro. Ed è anche tanto che non segna, esatto. Allora, perché dovrebbe giocare Immobile, cioè danno nelle probabili Immobile contro la Fiorentina. Giroud ritorna titolare? Poi c'è una cosa in questo canale. Quanti fantacalci mi ha fatto vincere. Mi sembra scritto che segnerà Immobile lunedì. C'è una storicità, sì, qui. C'è una storicità. Sì, perché c'è Flavio della Fiorentina che lo insulta. Quindi dovrebbe segnare Immobile lunedì. Ciro Immobile. Allora, tre fra Radonjić, Kamada, Ikoné e Lindstrom. Quindi parliamo di... Che fine ha fatto Lindstrom?
Che fine ha fatto Lindstrom? Ce lo era l'acquisto. Ma infatti mi ricordo, cioè era l'acquisto da un sacco di gol e assist nelle scorse stagioni, eh? Eppure Garcia non lo vede e quindi Lindstrom per adesso sta fuori finché non cambieranno allenatore, perché onestamente tra questi si mette Kamada per forza, perché mi sembra l'unico Kamada Ikoné, gli unici due titolari, sì, forse. Anche se tra l'altro giocheranno contro. Si giocheranno contro, ma tra l'altro anche lì Ikoné non si sa se gioca, perché sono tre panchinari, perché Juric ha detto che Radonjić o Radonjić parte. Diciamo che è meglio mettere un difensore in più se ce l'ha. Sì, sicuramente sì. Sicuramente sì. Poi a quel punto metto Kamada Radonjić, perché Radonjić comunque dalla panchina entra. Ora è il giocatore più tecnico del Torino insieme a Vlasic, e se già Vlasic non gioca come fanno a fare gol questi qua? Non si sa. E quindi sì, metterei Kamada Radonjić, Lindstrom e Ikoné a livello di preferenze, se devo dare un ordine di preferenza, però sì, mettiamo un difensore in più se c'è. Bene, bene. Attacco 3 fra Kristović, Retegui, Immobile, Castellanos, Lookman e Carson. Lookman, Immobile e Retegui. Lasci fuori Kristović? Sì, nonostante tutto sì, perché la difesa del Torino regge, tranne contro l'Inter, normale. Sì, torna Buongiorno, se non erro, ma non c'è più Schurs. Sì, beh, alla fine il Torino prima della partita contro l'Inter aveva segnato 6 gol, il peggior attacco, ma anche una delle migliori difese con 9 gol subiti. Ora sono diventati 12 dopo la tripletta dell'Inter, dopo i 3 gol dell'Inter, ma comunque regge in difesa il Toro. Bene, bene. Sempre attacco, 3 fra Immobile, Petagna, Raspadori, Tati, Simeone e Khedira. Il Ciro lo mettiamo? Siamo d'accordo ormai che Ciro lo mettiamo? Ciro Immobile sta tornando. Ma va che me ne faccio vincere 3 Ciro Immobile. Abbiamo appurato che lunedì segnerà, non c'è problema. Qui abbiamo deciso, prego. E gli altri... uno dei due del Napoli... perché tanto il secondo lo lascio come prima copertura, diciamo, quindi farei Immobile, Raspadori, se gioca Raspadori, Khedira, e mi copro con il secondo del Napoli, quindi un Simeone. Perfetto, dai, facciamo le ultime due, attenzione. No, ciabatta magnetica, dai. Si mette una ciabatta davanti. Attacco, Sanabria o Raspadori? Sanabria torna titolare, quindi, sulla carta. In teoria, sai che dovrebbe essere titolare, ma c'è anche Zapata in panchina. Questo ci ha detto Juric in conferenza stampa. Io metto Raspadori. Raspadori. Sì, dai. E chiudiamo con questa bella domanda complicata. 3 fra Belotti, Lukaku, Caputo, Raspadori, Tati e Sanabria. Allora, con calma. Beh, Lukaku per forza. Lukaku per forza, ma la Roma, io vi ho sentito prima parlare di Roma-Inter. Io sono più propenso a dire che la Roma non ne fa mezzo contro l'Inter, e anzi rischia una bella imbarcata. Però ti chiedo, ammesso che vada così, ti chiedo, ci si può permettere a un fantacalcio di non schierare Lukaku? No, una volta che lo hai pagato, non ma so Lukaku quale. È il classico che a prescindere se gioca lo devi mettere dentro, anche perché adesso forse la tiro, forse, ma lui non ha mai sbagliato un rigore in Serie A. Non ne ha mai sbagliato uno, ma con l'Udinese ma l'hanno fatto ripetere, però con tipo ne ha fatti 16, 17, cioè. Sì, no, ma infatti Lukaku non si... Cioè, sono quelle dinamiche di un fantallenatore del fantacalcio che alla fine chi paghi tanto non puoi lasciarlo fuori mai, anche per probabilità, fondamentalmente. Quindi, cioè, quanto è probabile. Quindi Lukaku sì, ce l'abbiamo. Io sono un po' contro Caputo perché, signori, Caputo ha fatto gol la scorsa, ma non vedo come possa segnare l'Atalanta anche questa giornata, quindi andrei più su Lukaku, Raspadori e il Tati. E il Tatti dalla panchina. Bene, 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 bene. Allora. Esatto. Grande Tia. Allora, vi ricordo che se volete altri consigli potete andare a seguire
Fantatia sul suo account Instagram. Chiedo a tutti di mettere il link, ma anche sul suo TikTok, perché so che anche lì è molto attivo. Allora, Tia, ci risentiamo per il Milan, ti vorrei. Volentieri che ultimamente sul Milan ho diversi pensieri criticissimi. Allora, ci risentiamo con Fantatia per il Milan, lo salutiamo, lo ringraziamo. Grazie, torna Tia. Torna a trovarci. Ciao ragazzi, buona giornata. Buonanotte. Ciao. Viva il Milan. Allora, questa sera OCV Talk. Allora, seguite, vi ricordo, in ordine. Prima alle 20:30/21 la Got League. Subito dopo OCV Talk. Di che si parla? Allora, ovviamente si parlerà, siccome dropperanno, come dicono adesso, delle nuove regole. Sì. Quindi parleremo un po' del nuovo regolamento e di quello che accadrà poi nel futuro campionato della Got League che inizia tra poco. E poi, vabbè, spazieremo come abbiamo fatto adesso un po' del weekend, perché poi stasera ci sarà qualche romanista, quindi sentiremo anche la campana romanista, no? Su Lukaku, Dybala, San Siro, anche perché poi noi qua abbiamo detto tutti che l'Inter stravince con la Roma. Io non sono così sicuro, l'Inter è più forte, ma... cioè quei classici giocatori, la Roma, che se sono in giornata ti possono far male. E l'Inter, anche col Salisburgo, ha dimostrato di non essere in palla, magari in difesa. Però ci siamo. OCV Talk con Giulia Leonardi. E poi c'è una nuova tifosa della Roma che mi sono permesso di invitare. Ci sarà la Minetti, Eleonora Minetti del Milan. Quindi, vabbè, il classico OCV Talk, un po' più tranquillo. Diamo spazio a tutti e via. Benissimo. Allora, appuntamento stasera alle 9 Got League alle 23 qui su OCV Sport. Niente, è stato un bel pomeriggio. Andate a dormire che alle 9 si riaccende. Faccio il raid al Masseo. Sigla e buonanotte. Ciao ragazzi, ciao Manfred. Mi raccomando, che vi conosco. Scherzate, sì, non insulti cose al Masseo. Si scherza. Dai, ciao. Ciao ragazzi.